minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci ritroviamo a leggere oggi, qui nel giardino dei frati minori cappuccini, una lettera che Padre Pio scrive nel 1912, settembre 1912, da Pietrelcina. Padre Pio era un giovane sacerdote da appena 2 anni, si trovava a Pietrelcina perché una strana malattia non gli permetteva, ecco, una strana malattia voluta da Dio, non gli permetteva di stare in convento, quindi riusciva a star meglio solo a casa, nella sua terra natale. Poi lui non viveva con la famiglia, ma viveva in un altro luogo, ecco, una piccola stanza che aveva adibito a quasi a cella, proprio grazie alla sua famiglia. Ecco, qui oggi vogliamo leggervi quello che accadde al giovane frate di Pietrelcina. Si è sentito passare il cuore da un dardo di fuoco che tutto lo accende. Me ne stavo in chiesa a farmene il rendimento di grazie per la messa, quando tutto ad un tratto mi sentii ferire il cuore con un dardo di fuoco, sì vivo e ardente, che credetti di morire. Mi mancano le parole adatte per farvi comprendere la intensità di questa fiamma. Sono affatto impotente a potermi esprimere, ci credete? L'anima vittima di queste consolazioni diventa muta. Mi sembrava che una forza invisibile mi immergesse tutto quanto nel fuoco. Dio mio, che fuoco, quale dolcezza! Di questi trasporti d'amore ne ho sentiti molti e per diverso tempo sono rimasto così fuori di questo mondo. Altre volte questo fuoco è stato però meno intenso. Questa volta invece, un istante, un secondo in più, l'anima mia si sarebbe separata dal corpo, se ne sarebbe andata con Gesù. Oh, che bella cosa divenir vittima d'amore! Non crediate però che il diavolo mi lascia in pace. Sono tali i tormenti che va infliggendo al mio corpo che li lascio immaginare a voi dalle consolazioni divine alle quali va soggetta l'anima mia. Ma viva sempre il dolcissimo Gesù, che mi dà tanta forza da poter deridere in viso quel cosaccio.